Hola produttori, buongiorno! Benvenuti anche oggi nel mio canale. Questo è Beltramaker e io sono Diego. Allora, con questo video io inizio a fare un bel progetto. Allora, questo progetto cosa sarà? Sarà il letto di mia figlia. Qua fumo, caldo, freddo, sì. Allora, siamo intorno ai 7-8 gradi. Andiamo. Vabbè, allora, grazie al mio fratellone di web, Pedro Witch Wash, più o meno si dice così, comunque Pedro, che mi ha regalato delle tavole, che sono queste qua. Sono delle tavole meravigliose, hanno una venatura, una cosa spettacolare. Ho iniziato a fare sto letto. Allora, innanzitutto, attenzione, mi sono tagliato due travetti, ok, col banco sega, da 50x50, ma questa è la venatura del legno, si vede un po' male, non riesco a capire perché non riesco a mettere a fuoco bene la telecamera, comunque vabbè. Vi dico che è spettacolare, ha questo rossiccio, che non so, Pedro mi dice che potrebbe essere o ciliegio o castagno, comunque un profumo spettacolare, purtroppo non posso farlo sentire per videocamera, però è spettacolare. Ma il problema qual è? È questo, che se voi guardate, eccolo qua, non è l'immagine che vi crea questa onda, ma è purtroppo un po' imbarcato, cosa normalissima da tavole grezze. Quindi cosa ho fatto? Ho preso, tagliato con il banco sega i due morelli da 50x50, ma giustamente sono storti e non ci si riesce a fare dritto perfetto con il banco sega. Quindi abbiamo fatto la spesa grossa, ed è arrivata, abbiamo acquistato la pialla filo spessore. Una pialla filo spessore usata, comprata a Montagnana, qui da un amico, da un personaggio trovato su subito.it, ho speso dei bei soldini e adesso ve la faccio vedere. Nel frattempo, prima di farvi vedere la pialla filo spessore, cosa ho fatto? Ho pensato bene che il letto di mia figlia avrà un arco, che è questo qua, non so se si vede, eccolo qua, disegnato in matita. Per fare questo arco qua, non sapendo, e sono abbastanza ignorante perché non sono un falegname, mi sono preso una stecchetta di legno, no? L'ho messo lì con il mossetto e gli ho fatto fare l'arco, così. Adesso a mano libera faccio fatica a fargli capire cosa ho fatto, però questo era il mio intento. Ho prima pinzato qua con il mossetto e dopo l'ho portato qua. Lui piegando ha fatto anche una piccola semi controcurva in questo modo qua e mi è piaciuto un sacco. Adesso devo tagliare con il segreto alternativo l'angolatura qua, ok, e poi andranno i due morali di qua e di qua con gli incastri, perché ho comprato anche questo, me lo sto studiando per bene, perché ho un amico che ama gli incastri. Ho capito che gli incastri comunque sono la cosa migliore da fare in questi casi, quindi farò tutti gli incastri, farò in modo che venga fuori per bene. È un bel progettone grosso, ma da noi maker questo è altro, niente è impossibile, tutto si può fare, basta volerlo. Quindi procediamo con il lavoracchio. Ci saranno più video, perché giustamente se no farò video da un'ora all'uno, quindi penso che voi non state lì un'ora a guardare il telefonino o il computer, quello che potrebbe essere, per guardare il sottoscritto, perché non sono proprio tutto sto gnocco. Nel frattempo taglio qua e dopo vi faccio vedere la pialla filo spessore. Sciobali! A dopo!
Ok, allora, avete visto la piala? La Fervi ML392. Bene, dopo aver piallato tutto, adesso, scusate ma c'ho la tosse, mi sono segnato i morali, quelli laterali, eccoli qua, mi sono segnato i morali, si vede, purtroppo non riesco a mettere a fuoco la macchina, e con la fresatrice, me la sono preparato un attimo, eccola qua, mi farò gli scavi dentro, per mettere dentro le tavole, in modo che sia tutto quanto agganciato insieme. Ebbene, una volta fresato, adesso andiamo con un po' di manualità. Quindi, martelletto, più scalpelletto. Vamos! Eccomi ragazzi, fumo sempre, via, c'è un freddo qua dentro. Allora, dentro il box della stampante 3D sono 3 gradi, quindi fa freddino. Vabbè ragazzi, allora, sono qui in ambito normale, non di lavoro, perché volevo chiudere, ho chiuso questo video, prima parte del letto, perché ho visto che, allora, inizialmente avevo pensato appunto di fare più registrazioni, dopo ho pensato anche di magari tagliare, compattare tutto e fare un unico video per fare l'unico progetto del letto, ma ho visto che non ci sta, cioè è inutile da dire, non ci sta, quindi ho voluto chiudere il video. Scusate ma sono ancora raffreddato, ho fatto bronchite, ho fatto raffreddore, malattia, 10 anni e mezzo che sono al lavoro dove faccio cemento e primo certificato medico che ho portato, quindi penso che l'età che sta avanzando si faccia sentire e mi dà un po' fastidio, ma d'altronde è così, sto diventando vecchio. Vabbè, allora, che dire ragazzi, io intanto volevo ringraziare tutti quanti gli iscritti, perché sì, ogni giorno ci sono persone nuove che si iscrivono al canale e sono stracontento, strafelice, perché non avrei mai pensato di arrivare a questi livelli. Pensavo addirittura di arrivare a 100, ma perché sono amici, non per altri motivi.
e invece ho visto che faccio dei contenuti abbastanza buoni, e quindi penso che sia anche per questo che il canale cresce. Volevo appunto ringraziare tutti quanti i nuovi iscritti, gli iscritti che verranno. Se non siete iscritti, iscrivetevi se state guardando questo video. E volevo scusarmi innanzitutto, perché capisco che è un po' di tempo che non edito, ma con i bambini che al pomeriggio sono sempre a casa, dalle 4 fino a sera tardi sono da solo con loro, perché la moglie lavora, quindi sono a casa con loro, devo stare con loro, prima la famiglia, poi il hobby e il divertimento qui nel garage, anche se patiamo il freddo, lavoriamo, eccetera eccetera. Chiedo, mi metto scusa appunto per la mia assenza. Mi dispiace che mi arrivano certi messaggi, tipo l'altro giorno una mail che Diego, guarda, mi dispiace, ma mi devo togliere dal tuo canale perché non fai più contenuti, non fai più video, quindi sai, è inutile che io resti qui ad aspettare che tu editi il video. Io sono sposato con mia moglie e non sono sposato con nessun altro. Mi dispiace, perché mi dispiace tantissimo di queste cose, di questi messaggi, sinceramente mi distruggono sinceramente per queste cose, però no, non ci posso fare assolutamente niente. Io penso che prima venga la famiglia, poi venga, come ho detto prima, il divertimento e venga il canale e venga il garage. Quindi chiedo scusa per chi va via, chiedo scusa per chi resta, se avete fiducia in me, perché magari sono un po' a rilento nei video, ma nel 2020 ho già in mente delle altre cose, delle altre soluzioni per appunto per fronteggiare questo problema. Poi con questa chiusura 2019 volevo farvi gli auguri, anche se in ritardissimo, di Buon Natale. Volevo fare gli auguri di buona fine 2019 e buon inizio 2020, che venga, che sia fantastico per tutti, che vengano avanti progetti nuovi, collaborazioni con amici, con persone che abbiano voglia di fare. Spero di riuscire anch'io a esserci in tutti i posti. Da un po' di tempo faccio parte dei Makers Italiani, vorrei dire dall'inizio, quando è stato creato il gruppo, che è un gruppo fantastico e meraviglioso, dove ci aiutiamo giorno, ma tutti i santi giorni ci aiutiamo per una cosa o per l'altra, riusciamo sempre a essere in contatto con tutti quanti. Veramente è stato è una bella esperienza. Che dire, ragazzi, tanti auguri di nuovo, vi voglio un sacco di bene, grazie mille a tutti quanti perché mi state seguendo e avete fiducia in me. Mi scuso per la mia assenza, avete capito il perché. Basta, ragazzi, vi voglio bene, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, forse l'ho già detto, mi sto emozionando, chiedo scusa, mi sembra di imitare forse il video di oggi di Matley, ma non è che voglio imitare nessuno. So che ce la sto mettendo tutta per portare avanti tutto e per portare avanti tutto quanto, perché di progetti ce ne sono tantissimi, da Arduino, da legno, da macchine CNC, anche se per esempio stavo facendo un lavoro sulla CNC, mi si è anche rotta, quindi si è rotto un giunto dell'asse X, che adesso domani teoricamente dovrebbe arrivare, spero, perché veramente sono bloccato e fermo. Che dire, basta, ragazzi, la chiudo qua, scusatemi perché ho fatto gli occhi rossi, non so se si vedano, spero di no, fa freddo anche oltretutto, come ho detto prima, che dire. Ciao, e siete magici e grandi. Grazie, grazie, grazie. Ciao, belli!